Buonasera a tutti, siamo qui da Bad Music Rising su Radio Praxis. Come sempre io sono Matt e poi c'è Frank. E oggi Eccomi qua. Tutto socio, tutto bene? Fa caldo bene, a Roma. Ho però ho fatto un sogno. fatto un sogno. Un sogno avuto Ho a caldo. fatto. Di gradi ci sono a Roma? Io qua a Londra ne facciamo 24, che sono tanti. No, sì, qui 26, forse Ah, vabbè, 27, dai, non non lo è tanto differente. so. Però ho fatto un sogno premonitore. Chissà Premonitore. che qualcuno non raccolga qualcosa da questo sogno, e andavano in studio di registrazione per registrare un disco insieme. Io sono un cane, Pierpaolo Capovilla, Giovanni Lindo Ferretti, Cesare Basile e Dino Fumaretto. Era, ci Questo è manca stato il Giorgio mio sogno. Canali, ci Giorgio Canali, manca Giorgio anche. Canali. Io ce l'avrei messo un Giorgio Canali. Giorgio Canali, vabbè, però Ma non so. immagino, io sono un cane che remixa Gramsci e Giorgio Canali che canta le canzoni di CCCP. E Esatto, sarebbe Cesare un bel duo. Basile che ci mette il suo siciliano. Io e lui siciliano. Sì. Forte, forte. Dino Fumaretto impazzisce, fa le cose sue, no? Sì, sarebbe un gran Pseudoerotiche, disco. sessuali, folli, omicide, cose varie. Sì, mi piace. È un mix. Sarebbe bello anche perché, ecco, insomma, Oh, è diciamo Pierpaolo che Capovilla, non so tutti. come metterlo all'interno. E gli farei Lui fa i solo suoi dire, gli farei monologhi. dire all'infinito, tipo quella cosa che dice lui, no? L'ente nazionale idrocarburi non mi prende sul serio all'infinito. Sarebbe L'ente bellissimo come internazionale disco, davvero. idrocarburi non mi prende sul serio. La ripete sempre. Prima di A Sangue Freddo, prima sempre. Vabbè, ecco, alla fine è un sogno che. In base a questo sogno possiamo anche condizionare questa puntata, anche che non è che dovevamo parlare di qualcosa, cioè non è che avevamo proprio programmato un programma per oggi, No, perché non abbiamo io programmato sono stato niente. molto, molto indaffarato, tu anche, la pagina non ci ha tenuti molto occupati in questo periodo, quindi sì, possiamo parlare di questa musica italiana. Io direi, per esempio, hai nominato Io sono un cane, io sono un cane, io sono un cane che. Beh, forse uno degli artisti migliori adesso. Tra l'altro, deve cacciare un disco. A breve arriverà un disco di Io sono un cane. Per chi non lo sappia e Sì. Sì, conosce Io sono un cane, questa è una news. Quando dovrà uscire? Tu lo sai preciso l'uscita della data? in realtà una data ancora non c'è. Non c'è una Il data precisa. progetto si chiamerà Ira e aveva organizzato tra marzo e aprile, una serie di date in tour per l'Italia, per i teatri d'Italia, per presentare in anteprima il disco, credo con un'orchestra anche. Però ecco, insomma, la situazione poi è stata questa. È stato spostato a settembre, quindi speriamo che per fine settembre-ottobre esca il nuovo disco di Io sono un cane. Quindi dai Verdena all'orchestra. Grande, Esatto, sì. io sono un cane. Ci stupisce sempre di più. Ma insomma, i Verdena invece che dicono? Sai qualcosa a proposito? Io perché stanno qua a Londra ormai leggo The Wire, ma The Wire non ne parla, quindi mi sono perso un po' tutto. Beh, i Verdena anche loro sono rimasti abbastanza enigmatici sul prossimo disco, che però c'è, ci stanno lavorando su. Se non ricordo male, Luca Ferrari dei Verdena stava scrivendo i testi rinchiuso in qualche eremo da qualche parte. Sì, e poi è Luca che Parlavano di scrive i fine. testi la maggior parte delle Sì, volte. Sì, no, questa è una cosa per chi non lo credo di sì. sapesse, non è Alberto, ma è Luca che scrive i testi, questo te lo sapevo io. Di base, non tutti, a molti li scrive anche Alberto, ma. Sì, Luca è tra gli credo che scrittori. per fine 2020, inizio 2021, così hanno detto, insomma, dovrebbe Beh, insomma, i uscire testi. qualcosa di nuovo. Sì. Si capisce di cosa parlano di solito questi testi. No, i Verdena sono forse uno dei gruppi migliori.
Oltre a Io sono un cane, che è sicuramente un progetto unico, e Verdena e Dino Fumaretto anche nominato. Io penso che siano tra gli artisti Esatto, sì, almeno tra quelli più esposti, più perché poi forti chiaramente c'è anche. Io sempre. di Dino Fumaretto ho comprato il vinile addirittura. Consiglio a te, l'altro giorno l'ho risentito per curiosità perché non l'avevo mai messo sul giradischi in realtà. Risentirlo in vinile è stata un'esperienza unica. Poi questo, l'esperienza del vinile che ti dà la possibilità, non ti dà la possibilità, ti obbliga a girare il lato B, quindi ti fa capire effettivamente, quando senti su Spotify non riesci mai a intuire qual è il lato B e dove inizia il lato B, ma poi ha un senso il lato B. E effettivamente Sì, il sì. disco, che è una specie di concept album, Coma di Dino Fumaretto, è effettivamente ha un senso anche a livello di testi quando lo gira al lato B. È molto interessante. Gli abbiamo scritto anche una bellissima recensione, che ricordo, tu gli hai Sì, scritto. esatto. E poi comunque dietro c'è Io sono un cane che ha suonato le tastiere nel disco. Esatto, quindi Io sono un cane, in Quindi. realtà ha partecipato con Dino, cioè con i migliori, lui è sempre presente. Cioè, Verdena hanno C'è lavorato con sempre. Sono un cane, Io sono un cane, hanno lavorato con Dino Fumaretto. Quindi questo è un circolo interessante per la musica italiana. Io quindi mi focalizzerei allora a questo punto su Io sono un cane più che sugli altri. Più che altro perché Sì, arriviamone. i Verdena tutti quanti ormai sono capaci di parlare dei Verdena, penso, cioè. Sono anche molto popolari ormai, sotto un certo punto di vista. Invece Io sono un cane, c'è anche ancora molta gente che non li conosce, che non conosce Jacopo Incani. Incani, mi scordo sempre, Jacopo Incani, grande. Io l'ho visto dal vivo, Primavera Sound, 2017. Sì, Forte, e forte. l'anno prossimo ci sarà di nuovo. L'anno prossimo ci sarà di Tra nuovo l'altro. e ho i biglietti, quindi penso che me lo riguarderò un'altra volta se non si accavalla con Iggy Pop. Però, via. Forse di no, comunque. Vabbè, Non sono neanche lo stesso dubito. giorno. No, ok, dai, andiamo, vai. Io più che altro chiederei a te, perché tu lo conosci dagli albori, lo segui dal primo, io l'ho iniziato a seguire da Dai, fondamentalmente, che è stato l'ultimo disco. Invece tu lo segui già da Sì. prima, da quello che so io, da quello che mi ricordo, ne abbiamo parlato. Sì, credo più o meno casualmente, nel senso questo lo dico perché insomma non è che adesso io voglio fare lo sborone, ah sì, lo conoscevo, lo conosco dalle prime uscite. No, sì. Di solito gli incontri casuali nella musica sono anche più belli delle volte, anche più strabilianti. Non te lo Esatto, aspetti ma e arriva questa cosa. ricordo che questo forse è anche interessante. C'era insomma nella nostra città dove non abitiamo più entrambi, però a Teramo, A Teramo. c'era l'Officina che era un circolo Non dire troppo culturale. che è aquilana la radio, quindi facciamo saperlo proprio in giro Ah, che siamo della addirittura. Mara. No, Scherzavo, appunto. vabbè, era lì, io ero lì e vidi un poster di Io sono un cane che aveva suonato lì qualche settimana prima, io non sapevo della sua esistenza, però vado a informarmi e scopro che è uscito da pochissimo la Macarena su Roma, quindi parliamo del. Forse era ottobre-novembre 2010. 2010 il disco è. Sì, già 10 anni fa. Cazzo. No, pensavo fosse più nuovo, più. In effetti, quest'anno, ottobre, sarà il decennale della Macarena su Roma di Io sono un Questa è cane. una cosa interessante. Sì, Ok. chissà che non ne scriveremo, infatti. Potrebbe. E niente, insomma, io mi interessava la copertina, l'andai a sentire, trovai anche dei video dei live e mi innamorai subito del disco perché era qualcosa di mai sentito in Italia e dopo 10 anni sono pronto a dire è ancora qualcosa che in Italia non è mai stato fatto prima. Sì, nel senso, e credo soprattutto, cioè, che Io sono un cane è una cosa personale rispetto a altri gruppi o altri artisti che sono usciti
diciamo, quasi concorrenti a Io sono un cane. Uso la parola concorrenti anche se non è la più esatta, cioè nel senso diciamo che girano intorno allo stesso mondo musicale di Io sono un cane. Io sono un cane è quello che riesce, secondo me, a conciliare meglio testi e musica in una maniera in cui non riesce un. Prendo per esempio un Calcutta nell'indie, inteso come generale musica indie, non riescono a interpretare artisti, cioè questa forma di cantautorato in musica che per esempio non puoi trovare negli Zen Circus, cioè sotto una certa forma gli Zen Circus mi ricordano Francesco De Gregori, che poi non è così, però mi viene a pensare a livello cantatoriale famoso italiano, Sì. invece Io sono un cane lo avvicinerei un sacco a un Franco Battiato. Sì, Come che tipo tra di l'altro poi è lavoro? anche citato da Io sono un cane No, nel dove? primo pezzo della Macarena su Roma. No, non lo conosco quel disco, non lo conosco quasi per niente. Cioè, conosco solo delle tracce, ma in realtà devo dire che non l'ho mai sentito tutto dalla prima all'ultima traccia. So di essere un incivile perché mi sono sentito Dai e non mi sono sentito Macarena su Roma, quindi sono proprio uno scorretto, ma non lo so perché No, poi vabbè, mi era. onesto, onesto. Mi è piaciuto tanto Dai, talmente tanto che ho avuto paura che la Macarena su Roma non mi piacesse alla stessa maniera e quindi non mi sono voluto rovinare su un cane. Tipo, penso sia stata questa la prima scelta di non ascoltarlo completamente, ma penso che lo farò. Dopo questa conversazione è la prima cosa che faccio. Sì, perché poi sono, ecco, due dischi molto diversi. Cioè, quando uscì la Macarena su Roma, Anche a distanza di molti sì. anni, 5 anni quasi di distanza, no? 5 anni, sì. Sì. Sì, la Macarena su Roma sembrava già un progetto che potesse incanalarsi sopra quel percorso dell'indie italiano, e a quei tempi stavano uscendo fuori i cani, lo stato sociale, insomma. Sì, quella era la Sembrava, pattumiera. esatto, sì. Quindi. Lo so, un po' cattivo, non mi piacciono proprio. Io, cani e lo stato sociale sono dei gruppi che non comprendo. Sì, beh, io li ho anche apprezzati, paradossalmente forse più lo stato sociale che i cani, Sì, anch'io più lo stato sociale, sì, esatto. però poi in realtà Io sono un cane si è dimostrato tutt'altro, cioè anche Assolutamente. un compositore, un artista a tutto tondo. Assolutamente, io lo guarda, a proposito di questo vorrei entrare nella parte per descriverla anche meglio perché l'ho visto dal vivo, quello che lui faceva dal vivo che è molto interessante perché ok, sentito Dai, poi non sapevo bene la riproduzione dal vivo come potesse essere di quel disco perché è anche un disco molto complesso da capirne proprio perché c'è un sacco di sintetizzatori, c'è sicuramente un lavoro molto elettronico intorno. Sicuramente di post-produzione molto, Sì. molto intensa, diciamo. Una post-produzione ben fatta, tra l'altro, secondo me. Però il discorso che volevo fare è che poi dal vivo suona come in disco. Cioè, quindi, tra l'altro, ci ho dovuto anche ripensare e dire: ma forse in realtà non c'è neanche stata la post-produzione in questo disco. Cioè, perché l'ho visto dal vivo e la sua voce è la stessa, che la cosa che mi ha stupito di più, perché la sua voce è talmente tanto celestiale in Dai, cioè mi fa pensare a qualcosa di ultraterreno, che non pensavo riuscisse a portarla dal vivo in quella maniera, poi in una situazione, poi sicuramente forse a Primavera Sound ha voluto spaccare di brutto, perché comunque un'occasione di quelle non te la giochi. Così, nel senso cerchi di fare il tuo miglior concerto perché speri che ti richiamano come effettivamente è successo. Quindi Sì, penso ci siano esatto. parecchi soldi anche in giro, ho un sacco più di fama, di popolarità, di possibilità di arrivare a più persone. E poi suoni all'estero, che è una cosa che da artisti italiani è manco facilissima. Quindi Io sono un cane, mi stupì il fatto che ecco, lui suonava chitarra e sintetizzatore, tutto. Lui suonava tutto. E poi c'era sto batterista che è fortissimo, ragazzi, come batteristi più belli, più bravi, belli, sì, anche perché c'era sta barba, bellissimo. Ma bravo proprio, suonava benissimo. E poi c'erano anche altri strumentisti, il basso, un altro sintetizzatore, ma lui faceva tutto, cantava, muoveva le manopole sui sintetizzatori, cantava, suonava la chitarra, toccava le tastiere, tutto.
E continuavo a tenere una voce che per me, che tra l'altro sono un chitarrista, cioè comunque suono la chitarra, non sono proprio un chitarrista, ma suono spesso la chitarra, è impossibile. Cioè già solo provare a cacciare una buona voce e riuscire a suonare un riff complesso è difficilissimo. Suonarci nel frattempo sintetizzatori, tastiere e cose va. Lui era Sì. circondato da tastiere con la chitarra qui. Alle spalle e il microfono davanti, era circondato, cioè non... ed era poi all'angolo, al centro c'era la batteria e lui era all'angolo del palco. Lui non era neanche al centro del palco, lui era laterale. Defilato. Sì, proprio defiladissimo. Infatti dicevo, ma dov'è lui? All'inizio non riuscivo neanche a trovare. Sì. Sì, ma infatti quello che dici tu sulla voce, forse non è il punto centrale di tutta quella che è la storia musicale di Io sono un cane, però io penso che in Italia, per quanto mi riguarda, quindi questa è una mia opinione, allora può essere anche buttata nel cestino volendo, però. Come, la mia opinione è che in Italia, in quanto a voci, per me ci sono la Callas, Carmelo Bene, Lucio Dalla e poi c'è Io sono un cane, o Jacopo un cane. Queste per me sono le quattro voci. Hai messo Jacopo Incani dopo Lucio Dalla. Questo penso che se Sì. senta, non la sentirà mai, però se la sente, penso che sarà onorato anche lui. Questo Sì, credo di sì, che poi è un mi ricordo che complimentone. lui non fu capito all'inizio. No, non molto, non neanche io lo capii, quindi devo essere Sì, onesto in ricordo questo. anche una recensione positiva, ma allo stesso tempo, non so, ci ho sempre trovato un po' di superiorità o una recensione un po' sprezzante che venne scritta su una testata giornalistica italiana musicale, una testata web, che insomma sì, parlava di Battiato, parlava di Dalla, però ecco, era anche un po' sprezzante, non riusciva Beh, la ricordo bene anch'io la a recensione di cui parli, sì. Anche che non, collocarlo. sono tuttora un lettore Sì, di quella tessera anch'io, giornalistica, nonostante tutto. nonostante tutto, Beh, sì. però ecco, credo che Io sono un cane abbia dimostrato non solo come voce, ma come scrittore, come Sì, ma anche perché, ma ti anche. ripeto, anche per me fu difficile comprenderlo all'inizio, perché anche perché non si capiva effettivamente dove volesse andare a parare la sua musica sotto un certo punto di vista, cioè qual era il percorso che lui volesse veramente fare. E invece Dai poi ha messo, penso, un grande punto esclamativo sul discorso Io Sì. sono un cane, cioè un punto perché, cioè, pezzi che io Stormi non me lo posso dimenticare, cioè penso che è uno di quei pezzi che sono a memoria, io non ne so tanti perché ascoltando tanti dischi delle volte non riesco a più bene imparare pezzi a memoria o a risentirmeli così tante volte da saperli a memoria, cioè lo faccio con alcuni, ma italiani mi è capitato poco perché mi era capitato molto raramente sotto quel periodo di sentire artisti italiani e di innamorarmene tanto da impararmi adesso a memoria. E Io sono un cane, invece, è stato capace di Io Stormi, cioè, è uno dei pezzi che più ammiro di quel disco, ma proprio come composizione musicale poi. Sì, tant'è che secondo me non ha messo solo un punto esclamativo nella musica italiana, ma non voglio dire un punto, sì, un punto è a capo, nel senso che dopo aver sentito quel disco ho pensato che qualsiasi altro musicista in Italia fosse un vecchietto rantolante al bar, e lì avevamo un genio, chissà dove andrà poi con il nuovo disco. Io lo aspetto con ansia. Lo aspetto con ansia perché la musica italiana ultimamente non mi sta deludendo. Perché l'anno scorso, abbiamo già detto, l'anno scorso c'è stato Dino Fumaretto. L'anno scorso era Dino Fumaretto, Sì, 2019. sì. L'anno scorso c'è stato Dino Fumaretto. Non l'abbiamo messo primo alla fine Dino Fumaretto nella lista italiana. Che abbiamo messo primo?
Facciamo una lista delle Bobby liste Joe, italiane. Bobby Joe Longs. Non ci ricordiamo neanche il nome. ragazzi, Perché era un nome lunghissimo, una band romana protopunk. Ah, quello che Magno, tif, Bagno, Bevo e Tifo Roma. Esatto. Bobby Long, no, me lo ricordo anche io, il nome è lunghissimo, sì. Però fortissimo quel disco, effettivamente, sì. Vabbè, una cosa di quelle Sì. proprio come piace a noi, di quelle completamente alternative dall'inizio fino alla fine, senza un... Sì, Sì, arrivo ma come perché poi detto... l'Italia ha Ce l'abbiamo i suoi, avuti, sì, ce ce li ha. l'abbiamo avuti, nel senso negli ultimi anni, anche nel 2018, anche nel 2017, ricordo artisti italiani, dischi italiani validi. Ultimamente, ecco, poi ricordo, per esempio c'è Paolo Benvenu, che comunque continua a fare le sue cose, le continua a fare bene. Ce Sì, l'abbiamo i nomi, però ecco, Io sono un cane è un nome che lo vedo senza limiti. Cioè, non è come Paolo Benvenu, che ormai direi, beh, ok, ma tanto penso che non riuscirà a darmi di più. Invece, io sono un cane, ma aspetto di più e ancora di più. Forse l'aspettativa, delle volte ti lascia poi la delusione, perché delle volte poi la troppa aspettativa ti lascia la delusione. Però effettivamente è impossibile non aspettarsi il massimo da Io sono un cane, no? esatto, anche perché probabilmente si ripresenterà con l'orchestra e lo seguivo su Instagram nel 2019, spesso postava delle storie dove, ecco, mostrava i suoi ascolti e ricordo che spesso e volentieri c'era musica della tradizione italiana, quindi ecco, Dalla per esempio, Tenco, a cui è molto affezionato, ma c'era anche Mozart. Quindi ecco, mi chiedo dove con queste influenze lui possa arrivare, fino a che punto possa spingersi oltre. Sì, tra l'altro è come la stessa cosa mi chiedevo di Verdena io ai tempi, forse quando eravamo più ragazzini noi, la stessa aspettativa che abbiamo adesso sui dischi sul disco di Io sono un cane, è la stessa aspettativa che avevamo un tempo e forse abbiamo anche tuttora sui dischi di Verdena. L'unica Sì. cosa che forse cambia il modo, diciamo, ecco, il modo di aspettarsi delle cose penso che cambi solo perché i Verdena hanno fatto già tanto. Mentre Io sono un cane ancora Esatto, deve sì. fare, penso che non abbia fatto neanche un terzo di quello che hanno fatto i Verdena, nel senso non artisticamente parlando, ma nel senso di proprio di uscite, di pubblicazioni. Il discorso è così, da Verdena ancora mi aspetto, tipo, se uscirà mai un nuovo disco. Tu hai detto che stanno lavorando, però fido poco di queste cose. Di Verdena mi sono sempre fidato poco, fino a quando io non lo vedo il disco di Verdena non ci credo. Cioè, una di quelle cose che o la vedi o non esiste. Però sono chiaramente un amante di Verdena. Guarda, il discorso che non vorrei fare invece riguarda sempre musica italiana, quindi riguardo ai Verdena. E che invece tutto quello che è girato attorno ai Verdena mi ha sempre un po' deluso. Cioè, tipo i side project che ci hanno avuto Luca e Alberto non mi sono mai troppo piaciuti. Forse quelli di Luca un po' di più di quelli di Alberto. Alberto ci ha avuto gli Hate My Village ultimamente, Sì. che non mi hanno proprio fatto impazzire, devo essere sincero. Me li aspettavo differenti. Me ne aspettavo Sì, molto differente. anch'io sono d'accordo. Quindi, insomma, devo dire che comunque la musica italiana c'è e va ascoltata. Questo è il messaggio che vogliamo dare con questa puntata, poi, fondamentalmente, della radio. Cioè, Io sono un cane, uno dei nomi che vi abbiamo detto, ve ne abbiamo elencati anche altri, ma sì, Io sono un cane rappresenta forse una nuova era della musica italiana, sotto un certo punto di vista. Ci sono ancora i Verdena, che non sono morti, anche se so a tutti quanti che delle volte sembra che non esistono più, ma esistono ancora devono fare musica, ancora lo faranno per molto, molto probabilmente.
Quindi anche se sembrano, scompaiono per talmente tanto a lungo che mi mettono lo stesso nervosismo che mi mettevano i dischi dei Tool quando sentivo metal. Non uscivano mai, sti cazzo di dischi dei Tool di Ardiana sono uguali, sotto questo punto di vista. Però c'è la musica italiana, c'è ed è ottima. Rinomino alcune persone, alcuni artisti, giusto per precisarli un po' meglio. Dino Fumaretto. Andatevi a sentire, ha fatto due dischi, mi sembra, di Dino Fumaretto, però No, credo sia già quattro dischi. Credo quattro dischi. Io ne ho sentiti di solo sì. due. Io lo conosco da quello prima di Coma. Non sapevo ci fossero dischi prima di quello. Sì, ci sono dei dischi, uno del 2012, uno del 2010 o 9, 2009 forse. 2009 addirittura. Quindi c'è Dino Fumaretto, che anch'io devo recuperare alcune cose. Ascoltatevi poi Coma, che forse è stato il suo lavoro più bello, credo. Ci sono Paolo Benvenu, che anche lui pubblicazioni non lo so, le ho perse, cioè ne avrò fatte 5, 6, 7, 8, non so. Più o meno siamo là, Sì. anche lui è da un po' che va in giro, 2003, 2002. Sì. Poi ce ne abbiamo tantissimi altri, mi viene a Sì, mi nominare, ma. sentirei di dire anche il Canario. I Canarie, ci sono Un ottimo i Clip gruppo. Cloppa, sempre vicini ai Canarie. Sì. Adesso non me ne. Cioè, Pufuletti, ragazzi! Cioè, più importanti, secondo me Pufuletti. il rap italiano è in mano a lui. Quindi, Pufuletti, ci tengo a dirlo. Tra l'altro, abbiamo scritto da poco una recensione, quindi potete benissimo trovarla anche molto facilmente sulla pagina Facebook e trovarla anche sulla pagina Instagram. Solo un frammento, ma. Potete trovarlo anche lì, Pufuleti, grande Pufuleti. Quindi ci sono i nomi, la musica italiana non è morta. Ogni tanto si sente spesso dire che la musica italiana è morta, ma non è morta. Ci sono gli artisti, che soprattutto ci tengo a dirlo, che la cosa che più mi piace di questi artisti è che cantano in lingua italiana. Ed è questa la cosa importante, perché sennò poi abbiamo tantissimi artisti che cantano in lingua inglese, ma non hanno la stessa importanza che invece può avere la musica italiana cantata in italiano, secondo me. Sì, io anche sono un po' reticente nei confronti degli italiani che cantano in inglese, però vabbè, quelle poi sono scelte Sì, poi in realtà stilistiche. parliamo di cantautorato italiano, perché sennò anche artisti che fanno jazz, che fanno elettronica ci sono in Italia, ma questo è un altro ambito della musica, quello di cui noi ci stiamo occupando in questa puntata. Direi che è più quello della canzone italiana, cioè non solo canzone, perché poi Io sono un cane va anche al di là della canzone italiana, ma comunque che girano intorno Sì. Sì, comunque a quel mondo della musica, della un canzone mondo italiana cantautoriale. cantatoriale e rock, anche perché c'è da specificare che il rock in Italia è molto cantatoriale, non è mai stato rock come lo è stato all'estero. Forse in parte sì per alcune band, ma già gli Area ai tempi che facevano progressivo, gli Area erano già molto cantatoriali. Metro Stratos è ricordato per i suoi testi, e un po' meno gli sì. Schiantos forse, ma ci abbiamo sempre avuto questa forma Vabbè, cantatoriale. Stratos, sì, altra grande voce che ho peccato nel non nominarlo. Sì. E Vai. io, no, ricollegandomi diciamo a quegli pseudo consigli che abbiamo dato su vari artisti, cantautori o band che in questo momento stanno emergendo in Italia. Qui non si tratta di una vera e propria emersione, però mi sentirei di consigliare Simon o Simon Le Bac. Simon Le Bac ha pubblicato due dischi, uno nel 2018 intitolato L'Indie ha ucciso i maschi alfa, e devo dire che l'ho trovato anche lui geniale. Io non Tutto conosco, non lo autoprodotto. conosco, quindi non posso dire nulla, non ho proprio idea di chi sia. Sì, ha 27 ascoltatori su Spotify. Quindi supportiamo, cazzo! Dobbiamo supportare, ragazzi, questi artisti. La verità è che non è facile per niente, non è facile per niente.
anche se si è ottimi e bravi, non vuol dire che si avrà successo. La musica è un mondo difficile, tant'è vero che mi vorrei rallacciare anche a questo discorso che, siccome stiamo parlando di musica italiana, è veramente importante. Delle cose che stanno succedendo adesso politicamente parlando, è che la musica, come sempre, a livello politico viene lasciata da parte. Infatti ci sono un sacco di artisti italiani che oggi su Instagram e sui vari social stanno continuando a spingere l'hashtag io sono un musicista, io lavoro con la musica, ed è importantissimo perché non solo i musicisti e gli artisti, ma anche tutte le persone che dietro lavorano, tecnici del suono. Io sto andando a studiare per diventare un tecnico della musica ed è un lavoro importantissimo che poi fa in modo che tu possa andare a vedere un artista dal vivo. No, è impossibile, se non ci sono tutti i tecnici dietro, è impossibile poter anche solo vedere un live, è impossibile anche solo sentire un disco, ragazzi, perché anche dietro un disco ci sono 1.000 persone che ci lavorano. È importantissimo. È importantissimo perché tecnici del suono, tecnici luce, che forse i tecnici luce già si salvano con il teatro e con altri tipi di lavori. Ma comunque, in generale, abbiamo tecnici, soprattutto i tecnici del suono, che lavorano unicamente con la musica. Abbiamo gente che fa. Aggiusta gli strumenti, fai setup degli strumenti durante i concerti, gente che semplicemente lavora agli stand, gente che semplicemente che lavora in continuazione con la musica ed adesso oggi non è pagata e fa la fame. Questa è la cosa più importante. Manager, persone di tutti i tipi, perché poi è vero che forse il manager di Jovanotti è coperto, no? Per dirne uno, ma è anche vero che molto probabilmente il manager di questo ragazzo qui che ha appena nominato Francesco non sta ricevendo un soldo oggi. Quindi è molto importante supportare e soprattutto combattere questa guerra politica anche se non siamo musicisti. Io lancerei tipo l'hashtag io amo la musica. Perché Sì, esatto, io spero anche chi ama che... la musica deve combattere questa causa, non solo chi lavora con la musica. Sì, spero che il governo, insomma, quando si tratterà di studiare gli emendamenti in modo da cercare una ripartenza per tutto quello che è l'ambito musicale, quindi per tutte le persone che ci lavorano. E che sono appunto persone, cioè al di là di questo mito dell'artista, del suo apporto culturale e di quanto magari, tra virgolette, ci fa stare bene. Queste persone, ecco, la mattina si svegliano e magari devono, insomma, cercare di pranzare all'una o di cenare alle 8. Hanno famiglia, hanno Ecco, bambini, cioè le persone hanno una vita e questa è la cosa più importante che non ci dobbiamo scordare, che a livello politico, arte o non arte, le persone vivono e campano per un lavoro e questa è la cosa importante, cioè i soldi, viviamo in un sistema economico che è basato su comunque la sostenibilità economica è importante per sopravvivere, quindi non parliamo. Possiamo stare qui a parlare, e questa è una cosa che ci tengo a dirla da recensore, da critico, da persona che studia la musica, da persona che prospetta un suo futuro nei confronti del mondo musicale, quindi vede ambizioni nel mondo musicale anche come tecnico e musicista, che la cosa importante che le persone che ascoltano la musica devono pensare è che la musica è fatta di persone e che queste persone vanno appoggiate a più non posso. Se ci teniamo ad ascoltare la musica, dobbiamo anche imparare socialmente a giudicare la musica per quello che è, cioè un lavoro. Che poi rientri nel mondo dell'arte, ma comunque è un lavoro. E lo vedo qua in Inghilterra perché in Inghilterra già funziona in maniera differente, molto probabilmente perché anche musicalmente abbiamo avuto una, cioè l'Inghilterra ha avuto una storia differente. Ma in Inghilterra il musicista è chi
chi per lui lavora tecnico, sono tutti di solito sotto agenzie che pagano, etichette, le etichette stesse pagano e non lasciano mai, non Esatto, esistono sì. contratti fasulli, cioè in questo periodo di coronavirus questo problema per i musicisti in Inghilterra non c'è stato. I musicisti in Inghilterra sono stati pagati con una cassa integrazione, con una forma di. Non con una cassa integrazione, ma con una forma di supporto IVA sicuramente, cioè come una partita IVA, come chi ha la partita IVA in Italia, sono stati pagati i musicisti qua. E sono stati supportati dalle proprie etichette, dalle pro perché l'economia della musica gira. Comprate dischi, comprate le tracce, cercate di veramente amarla la musica, perché Spotify. Per quanto buono sia, nel senso che aiuta, anche io lo uso, aiuta le persone a conoscere la musica, non può essere l'unica entrata del mondo musicale, non può essere l'unica fonte di economia, perché non sopravviverebbe Esatto, mai. e vorrei aggiungere un'ultima cosa, cioè almeno da parte mia un'ultima cosa su questa vicenda. Credo che in Italia non ci sia la concezione del musicista o del tecnico del suono, insomma di chiunque lavori nell'ambito musicale, come di una persona che esce la mattina di casa e va al lavoro. C'è la concezione di una persona che nella vita fa l'artista e quindi quando esce la mattina di casa non va al lavoro, ma va a godersi, per citare il titolo di un libro antimafia, il fresco profumo della libertà. E non è il fresco profumo della libertà, quindi penso che la politica non debba ritenersi così tanto innocua e far cadere di nuovo l'ombra o, rimanendo in tema di attualità, un ginocchio metaforico sul collo di questa musica italiana che si può soffocare anche metaforicamente. Sì, soprattutto questa è una cosa interessante quella che hai detto, perché è anche importante riconoscere che ci sono persone che ogni mattina escono e lavorano per la musica, e come te che lavori al bar, o come te che lavori, ma tra l'altro che lavori in ufficio, soprattutto, perché parliamo anche soprattutto di questi tipi di lavori qua, è una persona che quella mattina non ha voglia di andare al lavoro, che sarebbe rimasta benissimo a casa con i figli perché ha la sua vita personale, non vive semplicemente di piaceri. È vero che la musica è un lavoro di piacere, ma anche il tecnico del suono deve fare la sua gavetta e lavorare per artisti che gli stanno sui coglioni e non c'ha voglia di lavorarci. Cioè, è pieno di Sì. persone così, cioè, ed è per tutti così in tutti i lavori. Quindi la musica è un lavoro e va considerato come tale. Fatto questo discorso, io direi che possiamo andare direttamente a dei consigli veloci della settimana, come sempre. Questa volta non italiani, però arrivano dei consigli, penso, anche esteri, come sempre, Sì. perché c'è musica estera anche, per ricordare anche questo. E non lo so, non mi ricordo più che avevo pensato. Io ho due consigli Sì, perché li da. avevamo decisi prima, ma neanche io me li ricordo. Ricordo invece solamente un disco che è italiano, Che vai, vai, allora consiglia il disco italiano, vai. che è il nuovo disco di Luca Attimai, sassofonista degli Zoo, che è uscito con Heavenly Guide, insomma, disco da solista Ok, allucinante. io anche ho un consiglio, che sono invece i Califon, invece questi sono americani. Echo Springs si chiama il disco dei Califon, l'ultimo disco dei Califon. I Califon sono una band con una lunga storia dietro, molte uscite e molte pubblicazioni. Questo disco secondo me è tra i più belli che hanno fatto, molto molto bello, suona quasi come una jam session. Poi ce n'è un altro al volo, sì, Sì, facciamo. ne improvviso uno, mi verrebbe da consigliare Caloli, che è il nuovo disco dei Niloxica, Lo devo che sentire insomma ancora. fanno elettronica però con ritmi africani, il disco è tutto suonato ed è un gran disco. No, io poi ho velocissimo un altro consiglio veloce da dare, che sono, in realtà vorrei consigliare un EP. L'EP sono, non mi ricordo bene il nome dell'EP, ma andate a controllare questi ragazzi, che siccome parlavamo di musica emergente, parlavamo anche di artisti che hanno bisogno di essere supportati, andate a controllare chi sono i Do Nothing, che hanno fatto un bel EP. Anche molto concreto, di 20 minuti, musica punk, ed è veramente veramente interessante, e sono veramente veramente bravi, ragazzi, da cui mi aspetterò un ottimo disco in futuro. Detto questo, seguiteci sempre su Instagram, Facebook, Spotify.
E saremo sempre lì per voi a regalarvi musica interessante e discorsi anche sociali e di attualità, che è la cosa più importante. Buona serata!